Amici di Just Eric e Manuel, benvenuti in un nuovo video. Ebbene sì, siamo qui dopo... Dove siamo? Siamo emozionati perché dopo un po' di tempo, è trascorso un po' di tempo, no? Quanto tempo? Marzo, aprile? Quasi un annetto dal video qui con Dottor Claudio Rubino, che ci ha ospitato nuovamente qui nella sua bellissima piantagione, no? Di aloe. Sì, siamo venuti a trovare un po' le piantine che ci mancavano, siamo venuti a vedere un po' come stanno e devo dire che sono cresciute. Come fa a farle crescere così? Sì, è assurdo. Adesso lo chiederemo a Claudio, così al dottor Aloe. E voi nel frattempo scrivete nei commenti se anche voi avete una piantina, così magari, chissà, potete prendere spunto per farla crescere al top. Quindi adesso... Anche possiamo vedere anche gli usi dell'aloe in questo periodo. Ottima idea. Chiederemo al dottor Aloe. Ci sto, andiamo, vado. Benvenuti amici di Just Eric e Manuel, come vedete sono in compagnia del dottor Aloe. Ciao. Finalmente ci rivediamo. Ciao, nelle tue bellissime piantagioni. Grazie di essere venuti, sempre gentili, sempre partecipi, grazie mille. Sì, noi siamo sempre in contatto con lui anche su Instagram, chiediamo sempre consigli, lo trovate come dottor Aloe, scriviamo tutto nell'info box. Siamo venuti qui perché ci mancavano un po' le tue piante, volevamo venire a vedere come stanno, ecco. Creano il ricordo, sono delle piante particolari, grazie di essere qui. Sì, le abbiamo trovate, devo dire, come abbastanza cresciute. Che gli dai a queste piante? Gli do acqua, gli do un po' di concime biologico, soprattutto d'estate, e poi tanto tempo e tanto affetto, tanto amore. Cerco di tenerle sempre pulite e ordinate. Tanta passione soprattutto si vede. Nulla, adesso noi ne approfittiamo, ecco, per farti anche qualche domanda, visto che siamo nel periodo dell'estate, delle scottature anche, quindi l'aloe ci viene in soccorso in questo. Come si utilizza l'aloe quando ci scottiamo, quando andiamo a mare e stiamo lì sotto l'aloe al sole? L'aloe sicuramente pratica commerciale anche venderla già confezionata, però quando voi vedete dei barattoli trasparenti, già c'è qualcosa che non va. Idealmente, se ce l'avete a casa ed è una pianta matura, conviene usare una foglia di quelle, perché l'aloe appena raccolta può essere stesa sulla pelle tranquillamente e agisce già dallo strato più profondo, quindi rigenera tutti e tre gli strati della pelle, partendo dal più profondo, per cui pelle disidratata diventa solo un ricordo di momenti in cui uno magari... È il migliore dopo sole, diciamo, che si possa avere in natura. Probabilmente sì, è usata da migliaia di anni, un motivo c'è. La usavano anche per ferite importanti sulla pelle, ferite di guerra, quando non c'era medicina di sintesi. Però quello poi sembra un po' divagare. Ai giorni nostri l'aloe è molto diffuso in cosmetica. Però avere una foglia fresca ti dà la possibilità di avere il massimo del biologico addosso, per cui è una cosa importante. Bene, e invece per quanto riguarda queste piantine, se noi abbiamo a casa una piantina, come facciamo a capire se è il momento giusto per raccoglierla, se c'è il principio attivo soprattutto? La piantina sviluppa il principio attivo dai 4-5 anni di età, dipende anche dalle condizioni climatiche. Appena fa il fiore, che è un'infiorescenza che si sviluppa dalla pianta con un suo fusto già dalla base, già dimostra che la pianta è attiva e matura, per cui può essere usata. E possiamo anche mandarla. Sì, l'ho visto nel video che abbiamo fatto la scorsa volta, abbiamo fatto l'assaggio, adesso magari andiamo a fare il secondo. L'aloe è molto indicata anche nei cambi di stagione perché rinforza il sistema immunitario. Anche lì la pianta adulta dà il principio attivo, quindi è utile mangiarla se riconosciamo la pianta, quindi se abbiamo una pianta adatta. Però attenzione, perché bisogna lavorarla bene la foglia, eliminare tutta la parte verde, quindi la parte fibrosa, e soprattutto lasciare gocciolare qualche ora prima di assumerla, perché bisogna eliminare l'aloina, che è un potente... Una sostanza che non fa bene, diciamo. Non è che non fa bene, Enrica, perché è usata anche quella in erboristeria. Mm-hmm. Questa pianta non si butta niente, però è un potente lassativo naturale. Okay. Per cui su prescrizione medica viene tranquillamente usato, ma appunto la prescrizione medica indica dei casi particolari in cui è indicata. Benissimo, quindi grazie anche per questi consigli. Nulla, adesso vi lasciamo a delle immagini, noi andiamo un po' a salutare le nostre piantine, vediamo se
andiamo a scovare anche le lumachine, ecco perché io voglio... sai, gli do i nomi alle piante, per cui le salutiamo e andiamo a vedere tranquillamente. Ok, grazie ancora per questa bellissima esperienza. È sempre un piacere. Grazie mille. Abbiamo tagliato un po' di aloe, adesso il dottor aloe mi sta spalmando un po' nel palmo della mano, ma anche sopra, perché avevo una puntura di insetto e adesso passerà. L'unica imperfezione, neanche dovuta a Erika, che è curatissima, mani splendide. Speriamo anche per le cuticole, mi dice, per le cuticole, sì. Per ammorbidirle, basta anche solo l'aloe. Vediamo, dire, anche per rinforzarle un po'. Questa scena mi sembra di averla già vista circa un annetto fa, no? Già. Se siete tornati, ecco, per me è un successo. C'è un motivo, ma ci racconti un po' delle lumachine, come stanno andando? Le lumachine abbiamo un accordo, loro okay. Non entrano e io non le mangio. Capito? Infatti non se ne vede nemmeno una. Certo, c'è stato questo accordo e vedo che stanno andando funziona, bene. Sì. Non ne abbiamo vista una, incredibile. Se fosse così semplice, ma... Lasciate un bel like se vi è piaciuto questo video, ovviamente iscriveteci e seguiteci. Nulla, io ti ringrazio ancora, Claudio. Grazie a te, Enrico. Grazie mille. Grazie, Emanuele. Grazie a te, è stato... Ci vediamo al prossimo video. Veramente, è stato super bello ritornare qui. Quando volete. Solita parola, mi raccomando, è... Vamos! Vamos!